Marcello Zecchino, oggi la presentazione di questa prima edizione, di questo Fine Confine Festival. Ecco, cos'è un abbattimento di barriere? Che cos'è esattamente questo festival? Beh, quella che stiamo per scrivere insieme al comune di Orsara di Puglia è una bella pagina di territorialità, di iniziative che si possono coniugare bene con l'abbattimento di barriere. Se pensiamo che Montacuto e Orsara di Puglia appartengono a due province, a due regioni diverse, con tradizioni a volte diverse, a volte che le accomunano, possiamo pensare che c'è una linea di confine che divide le nostre funzioni amministrative. Ma questo confine chi l'ha messo? L'ha messo l'uomo. Noi quando siamo nati, siamo stati creati su questa faccia della terra, appartenevamo ed apparteniamo allo stesso pianeta. Poi l'uomo si è divertito a tracciare dei confini per motivi storici, di geopolitica, commerciali, e per fare questo, per dare un segnale forte, per accendere i riflettori sulle aree interne, tutto questo nasce per contrastare lo spopolamento, ci siamo inventati, grazie alla direzione artistica del nostro direttore artistico Massimiliano Benvenuto, questo Fine Confine Festival, fine dei confini, abbattimento dei confini, in un unico abbraccio, l'incanto dell'incontro, che possa, con la speranza che possa attirare l'attenzione di territori, di tutti quelli che vorranno scoprire il fascino delle arti, dello spettacolo, delle arti visive, del teatro disegnato, delle acrobazie di una compagnia di Venezia, il posto Danza Verticale, con la quale inaugureremo il festival a Montacuto, in una cornice meravigliosa, appunto, 26 sera alle ore 21. Che momento è questo per Montacuto, Sindaco? È un momento importante, un momento. Noi siamo circa 370 residenti, puoi immaginare il sacrificio che gira intorno a questo evento, ma non è un sacrificio perché è anche un progetto di più grandi ambizioni, risvegliare la cittadinanza, risvegliare le attenzioni di tutti coloro che magari possono pensare che vivere ai margini di una provincia in territori così interni possa essere un motivo di negatività, invece ci sono tante risorse da scoprire e da valorizzare.